La mia emozione è molto grande perché ricevere un premio al pari di Fognini, Parodi, lo stesso Moraglia, per me è un onore, e un onore soprattutto essere tra virgolette così importante per questa provincia, perché questo premio premia lo sportivo dell'anno della provincia. E quindi sono molto orgoglioso e felice di riceverlo. Sei uno che viene dalla gavetta, che ha lavorato tanto per arrivare ai livelli a cui sei arrivato. Sì, sicuramente ho dovuto lavorare tanto, ho dovuto migliorarmi, ho dovuto sbagliare e imparare dagli errori. E ora pian piano sto raccogliendo i frutti di quello che ho seminato negli ultimi anni. Si dice che ultimamente nei settori giovanili i ragazzi abbiano un po' perso quella passione, quel fuoco sacro dentro. Tu cosa ti senti di dire a questi ragazzi che giocano a calcio nella nostra provincia? Forse i ragazzi hanno perso la passione perché ora tanti non conoscono la parola sacrificio. Io per esperienza posso dire che senza sacrifici non si può fare niente nella vita, dal lavoro allo sport, a qualsiasi cosa non si può fare se non si fanno un po' di sacrifici. E quindi nel mio piccolo l'unica cosa che posso dire di impegnarsi, di divertirsi e porsi sempre un obiettivo. Mal che vada, comunque non ci saranno rimpianti per non averci provato. Come vedi dunque il tuo futuro di sportivo al di là di questo premio? Il mio futuro di sportivo io continuerò a mantenere questa mia immagine pulita. Professionista con la testa sulle spalle, e ho nuovi obiettivi che continuo a cercare di raggiungere, e non mi pongo limiti, e lavorando so che potrei fare delle belle cose. Potremmo definire Sturaro un progetto di campione, però che ha mantenuto la sua umiltà. Beh, senz'altro, perché è un ragazzo molto umile, molto spontaneo soprattutto, poi molto sincero e leale soprattutto, quindi è questo bello di Sturare, di Stefano. Quali valori dunque può veicolare un atleta di questo livello per tutti i giovani che praticano sport nella nostra provincia? L'esempio del fair play, che è la base dello sport, fair play, cioè per i giovani, un esempio di fair play ai giovani devono dare loro a questi ragazzini che li ammirano, che li stimano, ma purtroppo il fair play viene ignorato da questi atleti, c'è troppo aggressività. Lo sport va bene, bisogna anche essere attivi, aggressivi, non cattivi, no, però deve essere deciso nello sport per far carriera, certo, la grinta ci vuole, il carattere ci vuole, però l'esempio del fair play è una cosa fantastica. Addirittura l'ultima partita che l'Italia ha giocato con l'Albania è stato convocato a livello nazionale non solo più per la Under 21, ma addirittura è stato convocato per la nazionale maggiore per la partita che c'è stata a Genoa contro l'Albania, che l'Italia ha vinto 1-0. Sicuramente Stefano ci mette tutto quanto ha, è un giocatore diciamo in linea con i giocatori odierni, dove alla tecnica deve essere parallela anche diciamo qualità agonistica, l'abnegazione alla fatica, al lavoro, e Stefano incarna sicuramente tecnica, agonistica, abnegazione, corsa, è un atleta completo direi.